Bentornati alle mie lezioni, anzi oggi welcome back perché vado a rispondere, anche se il mio inglese è veramente pessimo, a un commento che mi è stato fatto sotto a un video, una cover di Eira, spero si pronunci così, pezzo di Joni Mitchell, la versione live, Shadows and Light. Questo video, link, dove il gentile Enzo Studios mi ha scritto, ora io lo interpreto in italiano, metti la mia pronuncia poi mi uccidete, la risposta, cioè il commento era, puoi dire quali sono gli effetti che hai usato, cover fantastica e suono superbo, insomma, qualcosa del genere. Sfrutto un attimo questo commento gentilissimo di Enzo Studios per rispondere anche a tanti altri amici bassisti che mi hanno chiesto molto spesso, soprattutto ultimamente, argomenti che ho già affrontato molto ampiamente, soprattutto nel mio libro Il basso fretless, disponibile su Amazon, in PDF, sul mio sito, trovate tutto sul mio sito, quindi versione cartacea, versione PDF. Lì ho veramente approfondito molto l'argomento appunto del basso senza tasti, però ci torno volentieri perché ovviamente ritrovare video dell'anno scorso, di 2 anni fa, non è semplice, quindi lo faccio volentieri. Tra l'altro colgo anche l'occasione proprio per rivedere questo magnifico brano, questa esecuzione live ancora più bella forse, se possibile, dell'originale. Allora, io come ho sempre detto, come dirò sempre, di effetti non uso assolutamente niente, se non parte che negli ultimi mesi ho acquistato una pedaliera multi-effetto della Zoom, che avevo recensito a questo link, ma al tempo della registrazione di questo video, e soprattutto quando registro a casa, no, non utilizzo niente, se non un pelo di reverbero che metto tramite il software Logic. Chi è interessato, gli mando la foto del plugin, diciamo, che è un semplicissimo reverbero standard che si trova dentro Logic, e basta. Io col cavo entro nella scheda audio e sinceramente, fortunatamente, questo basso non mi dà modo di voler poi, in fase poi di editing, insomma, di equalizzarlo, di aggiungere compressori o altro. Mi piace proprio quello che esce da qui, insomma. Per quanto riguarda il suono, come parte del discorso effetti, che quindi vi ho risposto, il suono, lo so che sono un po' frasi già dette, frasi che vengono utilizzate spesso, però soprattutto nel fretless, che io ritengo uno strumento ancora più intimo, col quale siamo proprio, io e lui siamo in simbiosi totale proprio, le mani giocano un ruolo veramente, veramente fondamentale, secondo me più del basso con i tasti. Ogni piccola sfumatura, quanto premo le corde, dove le premo, danno tutto un colore e un timbro al suono diverso, quindi ho una varietà di, cioè ho un'infinità di possibilità di suoni. Posso passare senza toccare l'elettronica, da un suono più contrabbassoso a un suono molto funk. Scusate, avevo detto non toccavo niente. Questo è diverso da questo.
Tornando al brano, comunque, ripeto, per tutti questi argomenti nei dettagli, c'è questo bel libretto corredato di video, bello a detta di chi l'ha comprato, a detta mia, il basso fretless, quindi The Fretless Bass. Tornando al brano, Eira, lo riprendo un attimo per farvi degli esempi pratici, anche se non... Penso sia roba di un paio d'anni fa, forse un anno e mezzo fa, quindi non è che me lo ricordo benissimo. Però riprendiamo qualche frase. Giacomo qui è molto, molto, molto melodico. Fa delle frasi che mi fanno venire i brividi. Ovviamente non è stato semplice registrare questo brano, perché rifare le sue cose è... Mi capite? Non è semplice rifarle con il suo gusto, con la sua perfezione musicale, ancora più è impossibile. Quindi ho fatto del mio meglio, come sempre quando suono musica di altri. Ad esempio, questa frase qui. Posso farla? Così, ad esempio, o così. Sentite che io il 90% del basso del mio suonare si svolge con la mano destra qui, ma sul fretless molto spesso cambio, perché ad esempio anche quando proprio in questo brano Giacomo fa queste cose tipo questi slide, questi glissati, con la quinta, quindi tonica quinta. Che ha ripreso anche in altre circostanze. Questo, diciamo, passatemi il termine, questa potenza di sound la creo suonando la mano destra con molta decisione in questa posizione, più che qui. Vediamo qualche altra frase. Vedete, mi sposto. L'ultima strofa. Anche queste frasi. Qui fa un double stop e poi parte la coda di sax, cioè, quindi questo, ad esempio, torna meglio prenderlo qui, mentre queste frasi melodiche sto andando a caso, eh. Mi piace di più prenderle più vicino al manico, diciamo. Nella fase finale poi del brano, invece, dove fa tutte le ghost, ora per suonarlo così a prima vista, diciamo, un po'. Vediamo un po' se mi ricordo qualcosa.
Dove fa classico, diciamo, staccato alla Giacomo, quindi qui mi sposto verso il ponte e gli accordi dovrebbero essere do diesis. Re. Quindi, ovviamente scusate l'esecuzione, ma è una vita che non lo so, c'è delle frasi anche all'inizio. Qui bisogna proprio studiare anche la diteggiatura, perché qui ad esempio prende un Mi bemolle, l'ultimo tasto, tra virgolette, disponibile. Si accende un pochino di reverbero appena appena. Ovviamente il suono mi piace di più, però la pasta, diciamo, il timbro è identico. Ovviamente è un timbro che viene ritoccato, viene reverberato, appunto. Vado a caso, senza tempo. Le mie frasi preferite. Vabbè, se battuta numero 24. Anche queste. Un'altra particolarità che mi piace molto rispetto all'originale è quando inserisce, vediamo se lo trovo. Fa due volte, la prima è la battuta 58. Poi dopo non mi ricordo dove, 251 che nella versione originale non c'è. Comunque sono piccolezze che però a me piacciono da morire. È bello di studiare. Ah, qui lo fa. Minuto 4 e 26. Do diesis minore, fa diesis, risolve sul si. Quindi il bello di studiare questi brani, provarli a suonare al meglio, è anche dover far caso e dover sperimentare tutto quello che è possibile sul basso, perché altrimenti non rendono. Se io suonassi con, non che sia la mia una performance impeccabile, ci mancherebbe, però per arrivare al livello dove sono arrivato, ho dovuto veramente concentrarmi anche su dei dettagli che, se
Se non ci avessi fatto caso, il risultato sarebbe stato totalmente diverso. Cioè, anche i glissati, come farli, con quale dita farli, i trilli, il vibrato. Giacomo aveva un vibrato magnifico, stupendo. Ripeto, la pressione delle dita, quindi la forza con cui pizzico. Cioè, dei momenti in cui sono molto più leggero col tocco, perché magari è un punto in cui sento che c'è una dinamica più bassa, che può esplodere in altre parti del brano. Quindi allora io mi fermo qui, rimando ovviamente a altri video nella sezione fretless, dove ho parlato anche un po' più dettagliatamente di corde, pick-ups, come è composto, da quali pezzi è composto questo basso in particolare, e molto altro. Ci sono tutti i video, se scorrete un po', altrimenti, ripeto, sul mio sito c'è il libro su Fretless, oltre ovviamente ai libri dedicati a Giacomo, che sono la raccolta di 70 trascrizioni, e Giacomo Complete Study, volume 1 e volume 2, tutto dedicato a lui. Vedete tutte anteprime, eccetera, eccetera. Cercherò di mettere sottotitoli per il nostro amico, anche se non sarà un compito semplice, perché io e l'inglese siamo come io e la chitarra elettrica, non andiamo propriamente d'accordo. Continuate a seguirmi. Lasciate i vostri commenti, critiche e quant'altro, sono sempre ben accetti e ci vediamo al prossimo video.